Beh, allora, sicuramente di tutte le serie che ho fatto, Bat Roberto è quella che ho proprio più nel cuore. Mi sono divertita come una matta a fare Bat Carlotta, mi sono divertita come una matta a fare la gelosa di Roberto, mi sono divertita come una matta perché registravamo di notte, eravamo in centro a Milano, tutto chiuso il centro perché noi alle 4 del mattino facevamo le riprese notturne. Beh, insomma, bellissimi ricordi. Tra l'altro poi... ancora più bello il fatto che io mi sono accorta dalla tuta di Bat Carlotta che aspettavo mia figlia perché non riuscivo più ad allacciare la cintura e dicevo come mai non allaccio più la cintura, poi ho scoperto che aspettavo la mia bambina, quindi figurati, ho ancora di più dei ricordi meravigliosi, ma mi sono divertita tantissimo. Tra l'altro avevamo la regia di Silvia Gianazza, che ancora oggi ogni tanto sento, che era una regista simpaticissima, quindi era proprio un gruppo meraviglioso di lavoro, bello, insomma, bellissimi ricordi. Poi c'era Daniele Dema come autore, ovviamente c'era il mitico Giancarlo Muratori che dava la voce a Juan, insomma, una realtà strepitosa. Ecco, quello è uno dei periodi forse più belli anche all'interno di Bim Bum Bam, insieme alla famiglia De Mostris, che era un'altra sit che mi ha fatto impazzire. Senti invece qua. Allora, lì abbiamo ancora ricordi più remoti, perché lì da Dolce è stato il mio primissimissimissimo lavoro dopo le pubblicità, facevano il casting in Cattolica, in Bocconi, ciao mio nonno, ero in statale, non so perché ho detto Cattolica e Bocconi, comunque in statale, e davano via i bigliettini perché cercavano comparse, quindi io mi presentai per fare la comparsa, da lì invece mi presero per fare la manager di questo gruppo strampalato, e anche lì è iniziato proprio tutto, anche perché era sempre produttrice della serie, quella che poi è stata la produttrice di Bim Bum Bam, quindi anche lì ricordi meravigliosi. Pensa che addirittura quello che faceva Satomi, Sebastian Harrison, che vive in California, ci siamo risentiti da pochissimi mesi fa, perché mia figlia che si è trasferita lì è andata a trovarlo, cioè pensa che... Grazie ai social, queste robe pazzesche dopo 30 anni, bello. Ecco, questo anche lì, insomma, ogni step, devo essere sincera, di lavoro, ho sempre poi mantenuto dei bellissimi rapporti con la gente con cui ho lavorato. Questo trovo che sia stupendo. Esatto. Allora, Carlotta, Graziella ci scrive... Che ricordi hai del signor Marrabio? Landolina, mitico Landolina, lui era un vero attore, anche perché quando abbiamo iniziato a fare Kiss Me Dice, ovviamente eravamo tutti un po' improvvisati, però nel gruppo c'erano dei veri attori e tra questi era sicuramente Salvatore Landolina, che era bravissimo e quindi dava la birra a tutti, ci insegnava anche come rapportarsi. Io addirittura ero doppiata all'epoca, perché, scusa un attimo, amore... Sono al telefono, grazie. E vabbè, niente, è arrivato mio marito in casa col cagnolino. Beh, e quindi ecco, ti dico, bellissimi momenti e soprattutto, ecco, lì ho imparato, mi hanno insegnato le piccole tecniche, anche imparato, insomma, mica tanto, perché ancora adesso non è che sono... Però, ecco, diciamo, ho mosso i primi passi, sicuramente, e lui era uno dei nostri maestri. Tu pensa, Carlotta, che su Mediaset Extra stanno trasmettendo Liccia Dolce Liccia alle 8 del mattino. Ciao! Che bello! Stanno ritrasmettendo, ma non fa ridere adesso, perché hai visto anche le riprese, com'era veramente un altro mondo. Esatto. Ma non ci credo che voi li guardate ancora, li guardate, no, dai. Noi li guardiamo sempre, e stasera su Mediaset Extra c'è una prima serata di Bim Bum Bam alle 21:15.
15 fino alle 2 del mattino. Ma non è vero, ma è incredibile. Sì, sì. È pazzesco. Quindi sicuramente ci saranno anche le vostre, le vostre puntate. Allora, vabbè, io fino a quell'ora lì non reggo, però magari alle 9 posso iniziare a vedere. Sul canale 55 alla grande stasera. Allora non perderò l'appuntamento. Ma è incredibile, ma li guardate ancora? Ma voi e i vostri... Noi li guardiamo ancora. Ma fantastico. Noi li guardiamo ancora e cerchiamo di farli vedere anche ai nostri figli. Bellissima questa cosa è veramente sorprendente, più che mi lascia veramente senza parole, però bello, molto bello, vuol dire veramente che abbiamo segnato un'epoca, speriamo nel bene. Già, siamo cresciuti bene, sì, con voi. È vero, questo è vero, senz'altro. Senti, io che dire, vi ringrazio tanto, e qual è il mio cartone animato preferito? Lady Oscar, senza ombra di dubbio, il mio cartone animato preferito è Lady Oscar. Questo è un classico. Carlotta, è sabato al circo? Ma anche lui, è vero, sabato al circo, un'altra pietra miliare, anche lì. Un sacco di amici, con Andrea Roncato ci siamo frequentati per un sacco, mi sono divertita tantissimo, anche lì era tutto veramente un gioco meraviglioso, e registravamo fino alle 2, alle 3 del mattino, rigorosamente in diretta, con gli animali, con il circo. Io non conoscevo il mondo del circo, in realtà c'è una serietà professionale pazzesca dietro, è veramente bellissimo. Sì, anche sabato al circo, è vero, l'avevo dimenticato, sai che io ogni tanto ho rimosso alcune cose, poi mi vengono ricordate da voi, questo mi fa sempre molto piacere, però dico, caspita, dai, un po' di cose ne ho fatte. Ti saluta Daria, dice che bei ricordi, Carlotta. Grazie Daria, è vero, anche per me. Adesso guardate che scende la lacrimuccia, già sono giaiolo e quindi la lacrimuccia è facile, ma in questo caso mi state facendo veramente commuovere, troppo carini. E poi mi chiedono che ricordi hai di questa persona, senti qui. Ci chiedono che ricordi hai di Paola Tovaglia. Ah, beh, vabbè, dai. No, allora lì sì che scende la lacrimuccia. Paola era una grande artista, era veramente una grande artista. E, beh, insomma, come sapete, è mancata prestissimo, giovanissima. Pensava di essere uscita dal... insomma, ad aver sconfitto il brutto male, invece poi c'è ricaduta, quindi è stato veramente una cosa abbastanza tosta, in un momento così, dove noi eravamo proprio gruppone tutti insieme, perché comunque la TV dei ragazzi faceva capo sempre a Valeria Manera, e anche se non lavoravamo in stretto contatto ci trovavamo sempre tutti, c'erano le riunioni, c'era proprio la voglia di mettere insieme programmi, quindi si parlava, ci si confrontava, e è stata tosta. Paola è... sì.